momenti in cui le borse subiscono forti ribassi, per alcuni risparmiatori la tentazione di stare lontani dall'investimento azionario è molto forte. Massimo Bruno, responsabile marketing e comunicazione di Prima, ci spiega perché questa invece potrebbe non essere una buona idea. In un momento in cui le borse stanno penalizzando i portafogli dei risparmiatori, è forte la tentazione di uscire dai mercati azionari. Condivide questa scelta? La storia dei mercati azionari ci ha insegnato che ogni crisi, per quanto violenta, per quanto profonda, dà sempre agli investitori delle opportunità di investimento utili da cogliere. Normalmente è il piano d'accumulo lo strumento e la modalità di adesione a questi mercati più razionale, più adatta a contenere la volatilità, ma oggi ci sono anche prodotti come i fondi azionari a esposizione variabile, è il caso ad esempio del nostro fondo Prima Strategia Europa Alto Potenziale, che abbiamo messo sul mercato più di 4 anni fa e che, diciamo, a fronte di borse che hanno perso più della metà del loro valore in questo periodo, ha consegnato e sta consegnando risultati molto brillanti ai clienti che lo hanno sottoscritto, pari grosso modo al 13-14%. E quali sono le caratteristiche di questo fondo? Il fondo Prima Strategia Europa Alto Potenziale è un fondo azionario Absolute Return, un fondo nel quale il gestore ha massima delega e ampia discrezionalità nelle scelte di portafoglio. Questo prodotto ha un obiettivo duplice: accompagnare i clienti alla partecipazione nelle fasi di rialzo dei mercati azionari, ma allo stesso tempo anche quello di proteggere per quanto possibile il capitale investito nelle fasi di prolungata discesa delle borse. Questa operazione è evidentemente resa possibile dal fatto che non c'è alcun benchmark contrattuale che orienta a priori le scelte del gestore. Direi che due sono gli elementi cruciali nel processo di costruzione di questi portafogli: una parte in titoli relativamente concentrata rispetto a fondi di tipo più tradizionali, e un uso intenso degli strumenti derivati che danno al gestore la possibilità di adattare la composizione del portafoglio che si trova a gestire tempestivamente, in modo flessibile, coerentemente con le view di mercato che il gestore stesso esprime. Professor Oriani, in un momento difficile come quello attuale, ancora molto complicato, molto complesso da decifrare anche da parte degli esperti, che cosa si deve attendere, che cosa si deve aspettare un risparmiatore dal proprio consulente finanziario, promotore, consulente indipendente che sia, sportellista bancario, private banker e via assolutamente così? Quello che sicuramente in questa situazione il cliente non vuole è avere un consulente che su di lui svolga un'azione commerciale forte in un'ottica di budget. Non vuole neanche il prodotto magico, taumaturgico, che possa risolvere e soddisfare le sue esigenze effettive, quelle latenti. Questa è tutta teoria. Oggi l'investitore, il risparmiatore, è ovviamente piuttosto sfiduciato, disorientato, insicuro, cerca fiducia, cerca sicurezza e cerca un consulente, un promotore, un private banker che sia in grado di metterci la faccia, cosa che nei momenti difficili è forse un pochino meno facile, perché il consulente nei momenti difficili probabilmente porta a casa meno masse, però è questo il momento in cui si realizza davvero una fidelizzazione. E comunque l'obiettivo, che oramai è diventato comune per tutti gli investitori, è quello della salvaguardia del capitale investito. Per i clienti più grandi, top private, quelli da family office, per trasmetterlo poi alle successive generazioni. Per gli affluent, i clienti più piccoli da mass market, semplicemente per riuscire a mantenere un tenore di vita adeguato. L'approccio difensivo oggi è quello assolutamente predominante. Allora, come vedete, noi durante la nostra trasmissione ci occupiamo sempre di risparmio ed investimenti in ogni puntata, però per gli italiani con la crisi economica negli ultimi anni chiaramente risparmiare è diventato sempre più difficile. Ci fornisce allora dei dati interessanti sui risparmi degli italiani Silvia Colombo, Head of PR and Communication di ING Direct Italia. Qual è la capacità
capacità di risparmio degli italiani. Risparmiare è una pratica molto importante per gli italiani, ma nonostante questo è anche ritenuto difficile. 7 italiani su 10 oggi dichiarano difficoltoso infatti accantonare denaro, un valore che è comunque in miglioramento rispetto anche solo ad un anno fa, dove il 90% degli italiani riteneva difficile risparmiare. Ma quanto risparmiano gli italiani? In media si risparmiano piccole somme, si parla di 178 euro medi mensili. In realtà coloro che riescono a risparmiare cifre molto alte è piuttosto contenuto. Il 60% risparmia fino a 200 euro, infatti un 30% tra i 200 e i 500 euro e solamente un 10% riesce ad accantonare più di 500 euro mensili. E che cosa fanno gli italiani per riuscire a risparmiare? Gli italiani, nonostante le difficoltà, riescono nel 61% dei casi ad accantonare denaro. Come riescono a farlo? Sicuramente non senza rinunce e sacrifici. Adottano quindi strategie di contenimento dei costi per riuscire nel loro intento. In particolare rinunciano sulle spese superflue, in primis abbigliamento e il cambio dell'auto, acquistano solamente durante i saldi oppure viaggiano di meno. Molta attenzione c'è anche nell'ultimo periodo alle spese bancarie e alla scelta del provider bancario ma anche il provider telefonico. Nel caso della banca in particolare 7 su 10 dichiarano di prestare molta attenzione nella scelta dell'istituto di credito, valutando proprio il buon rapporto qualità-prezzo e l'assenza di costi e commissioni. Parimenti sono importanti nella scelta della banca la semplicità, la comodità a raggiungere o ad accedere alla propria banca e per 3 italiani su 10 è fondamentale la presenza di servizi a distanza. Allora, per coloro che investono in obbligazioni, la conservazione del capitale è un po' l'obiettivo principale, l'obiettivo guida. Negli ultimi mesi però molti risparmiatori si sono dovuti ricredere su questo punto, cioè hanno perso dei soldi anche investendo in obbligazioni. Federici, esistono comunque sul mercato dei prodotti obbligazionari e quali caratteristiche hanno che da inizio anno abbiano registrato ritorni positivi? Ce ne sono e ce ne sono anche diversi, se per questo alcuni li abbiamo citati anche in occasioni precedenti, ad esempio i prodotti, i fondi in questo senso che investono sulle obbligazioni globali collegate all'inflazione, ad esempio, che sono salite da inizio anno. Ma anche per quelli che dovessero cercare qualcosa di particolarmente liquido, diciamo per i quali l'alternativa è veramente tenere i soldi su un conto corrente, possono trovare prodotti che hanno rendimenti positivi anche in un contesto molto volatile come quello attuale. Ad esempio, nella gamma di Fidelity ne possiamo citare uno che è il Fidelity Euro Short Term Bond, cioè quei prodotti che investono appunto a breve termine e magari hanno un po' di titoli governativi e anche un po' di obbligazioni societarie, ma con una scadenza molto molto vicina, perché il primo obiettivo di questi prodotti è limitare la volatilità, quindi far prendere pochi mal di pancia, per capirsi, al cliente. Qual è il vantaggio? Che offrono rendimenti interessanti, pensiamo per esempio che negli ultimi 3 anni hanno accumulato una crescita del 10%, quindi circa un 3,5% all'anno, anche in periodi in cui i tassi non erano così elevati e non hanno i vincoli che spesso hanno i conti correnti, per cui per avere un rendimento interessante bisogna comunque tenere i soldi vincolati per un certo periodo e questi sono fondi in cui se uno i soldi li vuole domani li può vendere domani. Come abbiamo detto, investire sul mercato obbligazionario è molto difficile oggi, perché quando non si vogliono assolutamente correre pericoli si rischiano ritorni reali negativi a causa di un'inflazione in crescita. Giuseppe Riccardi, come bisognerebbe muoversi allora sul fronte dei bond? Ma la risposta penso sia molto semplice, aumentando il rischio percepito. Perché fino ad oggi nell'italiano c'era la percezione che sul titolo di Stato il rischio fosse zero, poi si ha scoperto sulla propria pelle che invece il rischio c'era ed era anche abbastanza elevato. Credo che aumentare il rischio percepito non vuol dire andare su classi rischiose, si citava prima titoli legati all'inflazione, ci sono delle emissioni corporate molto interessanti, ci sono degli high yield con dei margini di crescita notevoli, l'importante è farlo con giudizio. Non è pensabile che uno sposti 100.000 euro dai BOT e dai BTP
a una yield in valuta locale di paesi emergenti, questo assolutamente no. Bisogna cominciare a ragionare, secondo me, in un'ottica di rischio del portafoglio obbligazionario del suo insieme. Quindi non guardare le singole voci, ma andare ad analizzare il tutto. E si scopre, magari, che pur aumentando il rischio percepito, in realtà la rischiosità del portafoglio è decisamente più contenuta. Scusami, io voglio solo dire di rischio percepito. Lo spread, il concetto, quello che in termini sui mercati, è la probabilità di fallimento su base anno. Quindi uno spread del 3% vuol dire che il mercato prezza il 3% di fallimento su base anno. E questo, secondo me, aiuta proprio a percepire il percepito. Esatto. Allora, mentre gli Stati Uniti stanno vendendo titoli di Stato europei, pare che gli stessi investitori americani invece apprezzino le emissioni obbligazionarie emesse solo per il mercato locale, quindi che qui non vengono emesse, appunto, dalle aziende italiane. Moria Longo, questo si può interpretare in qualche modo come un segnale importante di fiducia nel nostro paese, nei confronti del nostro paese? Sì, più che di fiducia nei confronti del nostro paese, di fiducia nei confronti di determinate singole aziende. Ricordo che da inizio anno, calcola JP Morgan, da inizio anno i fondi monetari americani hanno disinvestito circa 700 miliardi di euro in precedenza prestati alle banche europee, non stiamo parlando dell'Italia, quindi c'è una ritirata da parte degli investitori americani. Però ci sono dei casi, per esempio recentemente Piaggio e Barilla, hanno due aziende italianissime anche nel nome, nel brand, nel marchio, hanno emesso negli Stati Uniti dei titoli obbligazionari abbastanza piccoli e venduti a singole assicurazioni, che sono le assicurazioni americane hanno particolare appetito nei confronti di titoli di una determinata durata e con determinate caratteristiche. E so che ci sono assicurazioni americane in giro per l'Italia, ce n'è una in particolare che so che ha visionato una quarantina di aziende italiane per comprare singole obbligazioni. Questo da un lato è molto positivo, perché vuol dire che comunque ci sono ancora investitori negli Stati Uniti in grado di discernere tra il buono e il cattivo e non fare di tutto un erbo un fascio, che è assolutamente positivo. E poi è anche positivo per le aziende, che possono avere, magari nel momento in cui le banche tirano un po', chiudono un po' il rubinetto del credito, possono avere un altro sbocco importante. Ancora pochi istanti di pubblicità, subito dopo torniamo qui in studio, quindi a tra poco.